In mezzo ad un tumulto rivoluzionario che inonda tutto il Mediterraneo, Marciano 7 continua il suo viaggio e festeggia le proprie nozze d'argento, arrivando alla 25esima puntata. Tra una rivolta sedata nel sangue e un Rais che fa le valigie e se ne va in un villaggio turistico, prosegue fiducioso il nostro viaggio nel territorio marcianese. Viviamo strani giorni. Come conservare le antiche tradizioni e assaporarne i gustosi risultati? A Carnevale a Marciano si mangiano le cialde. Una delle tradizioni marcianesi legate al carnevale è quella delle cialde che, soprattutto nel passato, venivano prodotte nella zona con ferri artigianali di pregio che permettevano la decorazione della cialda stessa con fregi, disegni o stemmi. La condotta Slow Food Media Valle del Tevere ha creato una comunità dei ferri da cialda con lo scopo sia di tenere viva la tradizione legata alla produzione dei ferri artigianali, sia di recuperare ricette e segreti legati alle cialde. Questi sono i pochi artigiani che sono rimasti a Marciano, che ancora conservano questa tradizione del fare i ferri per le cialde che si consumano e si mangiano nel periodo del carnevale. I ferri hanno una tradizione molto antica perché partono dai greci, dai romani, ma hanno uno sviluppo verso anche il 1500, quando c'è una tradizione proprio di avere e di conservare i ferri di famiglia. Le famiglie nobili fanno incidere in questi ferri il loro stemma, dei segni particolari, per cui dopo questi ferri vengono riconosciuti e viene riconosciuta la proprietà dei ferri. Hanno appunto questa tradizione molto antica e comunque sono conservati presso la Galleria Nazionale dell'Umbria e anche al Museo dei Vino di Torgiano. L'attività della condotta Slow Food punta anche a raccogliere le ricette marcianesi legate alle cialde. Intanto cerchiamo di capire come si realizzano. Loro stanno facendo le cialde e quindi intanto c'è una pastella che viene preparata con dei componenti, olio, farina, anice e vinsanto. E poi una cucchiaiata di questo impasto viene messo nel ferro. Il ferro si riscalda prima. Quando la persona che fa la cialda ritiene che il ferro sia ben caldo, ci mette una cucchiaiata di questa pastella e ecco, lo tiene un minuto o due sopra la fiamma del fuoco. Poi apre il ferro e la cialda, che si è composta anche con tutto il disegno che porta il ferro, viene subito liberata, gli si dà la forma, la cialda tolta dal ferro. Allora poi la forma che assume può essere questa cono, questa canolo e poi ecco c'è quella forma di cesto, questa qui. A cestello e si consuma con la tradizione, diciamo noi le mangiamo così perché hanno anche questa componente di anice che è molto buona, però poi ci si mette eventualmente la panna, oppure la nostra comunità dei ferri da cialda sta studiando anche dei accostamenti, no, culinari, per cui possiamo mettere la ricotta con un cioccolato fuso sopra, oppure ci si può mettere del gelato,